Bella a tutti, raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Questo è un video particolare che, sinceramente, questi di solito su YouTube si incomincia il video dicendo questo video io non lo volevo fare. E io in realtà questo video lo volevo fare. Lo volevo fare da tanto tempo e sinceramente non pensavo mai di farlo. Però fortunatamente è successo, è successo. E no, non sto parlando di venire in Sardegna, purtroppo, però è successa comunque una cosa altrettanto importante, specialmente per una persona come me, cioè per quello che avevo in mente io. Comunque, sto facendo questo video proprio andando a braccio senza avere niente di scritto. Semplicemente io. Comunque, per chi non lo sapesse, io da praticamente un annetto ormai mi sono trasferito. Mi sono trasferito e ho trasportato dalla mia vecchia casa a questa nuova anche il mio computer, che dopo vi farò vedere. Però mi sono reso conto che non vi ho mai, ma letteralmente mai, fatto vedere il mio, tra virgolette, tra miliardi di virgolette, nuovo studio. Vuoi per tempo, vuoi perché convivendo comunque con la mia ragazza e c'era anche lei e lei lavorando da casa mi era impossibile girare un po' il video e tutto quanto. Comunque per una circostanza astrale mi sono ritrovato a poter girare questo video e a farvi vedere la mia nuova camera barra studio barra qualsiasi altra cosa. E io, tra l'altro, questo sarà un video che dopo anni, no, anni no, però dopo parecchi mesi tornerà a essere editato. Perché avevo perso anche qualsiasi programma di montaggio. Poi fortunatamente Microsoft mi è venuta in soccorso con Clipchamp. Quindi dovrei teoricamente riuscire ad editare questo video. Se lo starete vedendo, vuol dire che sì, ci sarò riuscito. Comunque, io comincerei a farvi vedere il tutto. Così. Perdonate per la qualità pessima per il momento. Ma questa è l'entrata della camera. Eccoci qua. Tra l'altro posso dezoomare e mettere in grandangolare. Questo ovviamente è il letto, non serve che ve lo spieghi. Qui c'è tutto il lato. Ci sono io, che bello. C'è il lato un po' gaming e quant'altro, tra l'altro con un libro sul Cagliari, tra l'altro ce n'ho anche di là dei libri sul Cagliari. Qua ovviamente è tutta zona della mia ragazza dove lavora e quant'altro, però la parte più interessante è qui. Questa è tutta l'architettura che ogni volta devo montare per fare i video. Come vedete lì c'è il monitor del computer, là c'è la webcam e qua dentro nell'armadio c'è quello che è stato fino adesso il mio computer. Perché sì, ho cambiato il computer e questo video serve anche a farvi vedere il mio nuovo computer. Là ci sono aggeggi, cavi strani, lì le mie sigarette, lì alcuni Funko, lì c'è il mio vecchio mezzo di locomozione che era il monopattino. Lì c'è il gagliardetto del Cagliari che mi ha regalato un cliente in tabaccheria. E non, attento a non farvi vedere assolutamente niente, leviamo tutto questo coso che è un po' scomodo ogni volta da mettere e togliere, ma è quello che mi permette di fare le cose, diciamo, con un po' più di
di privacy. Ok. Se pare riposto, questa è la vista fuori dalla mia finestra. E questa, ragazzi, è la mia nuova postazione. Già, ho fatto un upgrade al computer, è stata una circostanza veramente molto, 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 molto casuale. Una circostanza veramente molto casuale, poi se c'è qualche smanettone potrei scrivere a schermo eventualmente anche le caratteristiche del computer. Questa ovviamente è la sedia che vedete da anni. E questo è tutto. So che il cable management qua per esempio fa cagare, ma è tutta roba per caricare cellulari, sigarette come questa, tutta roba varia ed eventuale. Qui abbiamo il modem di Iliad, fibra 1 giga. Poi qui abbiamo il computer con tanto di ventole RGB, processore che si è interrotto il video random, va bene, comunque processore che vi spoilerò è un AMD. E questo ovviamente è il microfono. E questo è quanto, ragazzi. Questa è la mia nuova postazione, ve la faccio vedere in tutta la sua interezza. Qui ho l'iPad, dove mi si vede anche per guardare video e quant'altro. Molte mi potrebbero dire, ah, tra l'altro questo monitor, questo schermo in realtà è una TV che non ha mai avuto la funzione di monitor secondario, perché purtroppo non, la posizione è quella che è, e l'ho sempre usata come mini TV per guardare quando riuscivo delle partite dal letto, e mentre magari la TV era impegnata dalla mia ragazza. Adesso lo sto usando come secondo schermo ed è fantastico. Non mi ero abituato precedentemente al mio vecchio computer, che aveva la possibilità di collegare un secondo monitor. Poi col vecchio PC che avevo fino a qualche settimana fa non potevo collegare un secondo monitor, il che era un po' scomodo. Invece adesso sono tornato ad avere un secondo monitor. E questo è quanto, ragazzi. Questo è quanto. Qui ci sono un po' di robette, tra cui una molto 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 importante. Così lancio dei sassolini, ecco. E io direi di ritornare a schermo dalla webcam. Anzi, facciamo questa piccola transizione così e facciamo, guardate, opla, la magia dei mezzi tecnologici moderni. Ragazzi, non ve lo nego, è stata una soddisfazione enorme poter cambiare così le carte in tavola e poter fare un upgrade così importante, sia per quello che intendo fare io e sia per in generale per l'intento. Cioè, io ho sempre cercato, voluto e sperato di far diventare questo o attività affini un lavoro. E quindi un upgrade così potrebbe essere un giusto mezzo per poter instradare questo percorso. Però come sempre io vi chiedo anche il vostro aiuto, perché adesso avendo dei mezzi consoni a disposizione vi chiedo anche cosa vi piacerebbe vedere. Perché io per esempio vi ho zoomato l'icona di Football Manager. A me piacerebbe molto portarvi una carriera su Football Manager, ovviamente con il Cagliari, ma
magari addirittura creare un canale apposito per il gaming, oppure ricominciare a fare live su Twitch mentre si gioca, o qualsiasi altra cosa. Ditemi voi, perché io adesso potenzialmente, sebbene sì, il PC sia un upgrade importante, ma non pensate sia il mega ultra PC a cui posso giocare a prendete il gioco più potente che conoscete con tutti i dettagli al massimo, eccetera, eccetera. Per quello a cui piace giocare a me va più che bene. Però se voi avete idee, richieste, consigli, qualsiasi cosa, è tutto ben accetto, perché a me piace l'idea di fare quello che a voi piace. Quindi sicuramente video del Cagliari, video post partita, aggiornamenti sul Cagliari, tutto quello non mancherà mai, perché quella sarà la mia cosa primaria. Però magari un canale alternativo riservato al gaming, non lo so. Ritornare a fare le live su Twitch mentre si gioca, non lo so. Magari portarvi una carriera in live, magari non su Twitch, ma qui su YouTube, su Football Manager. Non lo so, ovviamente devono essere delle cose che si collimano bene anche con il mio avere molto poco tempo, perché poi mi sono fissato l'obiettivo di far uscire un video al giorno e quindi devono coesistere ambedue le cose. Però sono molto curioso di sapere voi che consigli avete, perché magari io non riesco ad arrivarci a una cosa e ci potete arrivare voi. Però vi devo dire, sono veramente soddisfatto. Sono veramente soddisfatto perché è stata tutta una casualità. Tra l'altro saluto Diego, il ragazzo che mi ha fornito questo computer. È stato veramente tutto figlio del caso. È un ragazzo che viene in tabaccheria per casualità. Ho scoperto che comunque come secondo mestiere aggiustava computer e quant'altro. Gli ho chiesto di farmi una build e me l'ha fatta. Me l'ha fatta, quindi lo ringrazio anche ancora pubblicamente. Tra l'altro non so nemmeno se vedrà mai in realtà questo video, perché lui sa che creo contenuti, ma non mi sono mai spammato, non gli ho mai detto come mi chiamo su YouTube e quant'altro. E se mai guarderà questo video lo ringrazio ancora. E questo è quanto, io sono molto 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 curioso di ascoltarvi, di leggervi. Perché ho veramente voglia di, non dico rivoluzionare tutto, ma dare una bella svolta. E per quanto sappia che, per dirvi, a Football Manager non sono per niente un grande giocatore, ma per niente proprio. Però mi piace l'idea di fare un qualcosa tutti insieme e cercare di veramente far diventare il Cagliari il punto focale. Poi il gaming, qualsiasi altra cosa, qualsiasi gioco vi possa venire in mente, io, ragazzi, sono a vostra completa disposizione. Datemi delle idee, perché come sempre io molte volte sono un foglio bianco che ha necessità di essere scritto. Quindi ho veramente tanta voglia di fare, cosa che forse prima non avevo più di tanto, ma non più che altro per volontà mia, ma per il mezzo in sé, perché il computer che ho avuto fino adesso, mo ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Dovrebbe essere esattamente questo, mo vediamo se riesco a trovare un'immagine in alta risoluzione. Non è decisamente in alta soluzione, in risoluzione, però vabbè, per farvi capire. Allora, trasmettiamo lo schermo, ecco qua.
Il computer che avevo era esattamente questo qua. Cioè, esteticamente, mo è sgranatissimo, però vabbè, è questo. Cioè, era un computer veramente così, però al cui interno aveva tutto. E tra l'altro, secondo me, il mio aveva lo stesso processore, forse leggermente più vecchio, perché era sempre un i5, però 7000 e qualcosa può essere. Non aveva 16 giga di RAM, ne aveva 8. Non era DDR5, se non mi sbaglio, era DDR4. Non aveva 512 giga di RAM, di SSD, ma aveva, se non mi sbaglio, 256 giga, però era un hard disk fisico. Non aveva la Type-C, non aveva 6 uscite USB, ne aveva 4. Non aveva due DisplayPort, ne aveva una, e non aveva due HDMI, ma ne aveva una. E l'ho pagato anche molto di meno rispetto a questo, perché l'ho presi nel 2021, se non mi sbaglio, pagandolo all'incirca 350 euro, che era un prezzo regalato per le prestazioni che effettivamente forniva, perché anche fino a poco fa il computer reggeva, andava bene per giochi leggeri, andava benissimo. Pagava, come pagherà sicuramente anche questo, il fatto di non avere una scheda video dedicata. Però alla fine non mi sono mai lamentato di quel computer, e mai potrei lamentarmi adesso, perché veramente andava, per le sue caratteristiche, andava veramente da Dio. È chiaro che però l'upgrade c'è stato, e la differenza tra i due per ovvi motivi si sente. Comunque, senza andare oltre, io aspetto voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Sono veramente contento di aver fatto questo video, e veramente aspetto con estrema ansia i vostri commenti, perché sono curioso di leggere voi cosa ne pensate, cosa vi piacerebbe vedere, qual è il format che più vi interessa. Qualsiasi cosa, sono a vostra completa disposizione. E niente, ragazzi, detto questo, il video finisce qui e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, regà.